Vi ho riunito tutti qui perché stanno succedendo delle cose strane. La casa ci ascolta. Ma questo era finito ieri. C'è qualcuno che ha comprato queste fragole? Ci sono delle presenze che condizionano le mie decisioni. Rudy, tu sei un husky, quindi se senti qualcosa, abbaia. Leone, tu sei il re della foresta. Sorveglierai la camera da letto. Bonnie, tu sei una renna. Peccato che non sia Natale. Vabbè, qualcosa improvviserai, dai. Dobbiamo prendere la pillola blu e la pillola rossa assieme per essere qui in un altro posto contemporaneamente. Pillola azzurra. Restiamo a casa col corpo. Bonnie, hai sentito anche tu? C'è qualcuno qui. Pillola rossa. Lasciamo libera la mente. State fermi, o sparo! Andiamo nella tana del Bianconiglio. E c'è solo un accesso in questa casa per raggiungere quel posto. Dovremo passare per Narnia. Come cazzo ci entro qua dentro io? Non sarà facile, ci sono 1000 ostacoli che bloccheranno la spedizione. Dobbiamo tenere ancora impegnata la casa con le nomination. Che bello, un'altra settimana qui, altre nomination. Esco io, mi propongo. Non si può? Dovremmo riuscire a liberare l'altra me dalla stanza dei giochi. Far finta che tutto sia mortalmente noioso come al solito. Fitness. Sport vari. Yoga. Seguire un tutorial di commedia dell'arte per interpretare lo Zanni. Tutto come sempre. Ciao, guarda chi c'è! No! E chi c'è? No! E chi c'è? Chi sei tu? Ma in realtà, appoggiandoci alla legge della fisica, secondo cui ci sono infiniti qui ed ora possibili, ci sposteremo in un altro mondo. Interpreteremo un ruolo. Vestiremo i panni di una nuova eroina pop, che avrà una vestizione molto figa e dei superpoteri sconosciuti. Ci sposteremo a Gotham City e uccideremo Batman prima che il simbolo del pipistrello venga associato a un eroe. Solo così cambieremo l'evoluzione dei fatti. Se riusciremo nell'impresa, domani mattina ci sveglieremo nella scuola di Hogwarts. E tutto questo sarà stato solo un brutto sogno. Altrimenti qualcuno dovrà assolutamente perdere al televoto e uscire dalla casa. Non esce mai nessuno? Mai? Ma non ho mai visto uscire nessuno da qui. Mai nessuno? Vai, vai, vai. La casa è in combutta con gli autori. Però continuiamo a nominare le persone, le cose, tutto. È una casa complottista. Poi mi sento in colpa. Mi sento in colpa a fare video su internet invece di leggere le baccanti di Euripide, che peraltro ho già letto. C'è una in bagno che non si sa che cosa stia facendo, attaccata al termosifone. Che cosa è successo? Che giorno è oggi? Gotham City, sto arrivando. Ci sono riuscita. Boh, a me pare tanto Casa Albertone.